Perfetto, ok, eccoci qua. Allora, la casa dovrebbe essere. Aspetta che controllo che non sto capendo un cazzo. Io non capisco. Sì, è questa. Chi cazzo sei? Buonasera, piacere, ma per caso ho sbagliato casa. Sì, ma l'hai sbagliata proprio di brutto. Starei cercando un tizio verde con la pelata uguale a me, solo praticamente nudo, senza vestiti. Ah, capisco, si chiama Peppe. Eh sì, proprio lui, proprio lui, proprio lui, proprio lui, lui, proprio lui, dalla testa ai piedi, ai denti e ai capelli. Ma tu hai detto che non ce li hai i capelli. Appunto, non ce li ho. E perché hai detto dai capelli? Perché li teneva. Ah sì, Peppe teneva i capelli. Eh sì, poi gliel'ho bruciati. E perché? Perché facevano schifo. Va bene, te lo vado a chiamare, tu aspetta un attimo qua, un secondo. Sì, aspetto qua pure 2 ore, poi non ci stanno problemi. Peppe, c'è un algerino fuori la porta che ti vuole. Perché lo chiamano cesso se sei così bello, sei affascinante, sei l'amore della mia vita? Peppe, oddio, oddio! Dimmi, Mela, c'è un tizio fuori la porta che ti sta cercando. Ah no, digli che non sono buddista. No, non sembra un testimone di Geova. Ah ok, allora fammi andare a controllare. Porco. Ma che cazzo sta succedendo là sopra? Stanno a volare robe dalla finestra. Pronto, chi sei? Fernando! Peppe! Da quanto tempo? Ma dove eri finito? Non lo so manco io, mi sono ritrovato in un puttanaio. Come hai fatto? Non lo so, ci sono tipo spawnato. È che c'è uno spawner di Fernando. Ma da quanto tempo? Ma da quanto poco tempo? Sto scherzando, da quanto tempo? Non ci vediamo da 3 anni, che poco tempo. Dai, fatti abbracciare. Qualcuno che ne spiegare che sta succedendo, because I don't understand. Madò, quando ti sei fatto alto, madò, quando ti sei fatto corto, mamma mia, guarda quanto tempo. L'ultima volta che ci siamo visti giocavo ancora con le Barbie. Che c'è? Come, non giochi più con le Barbie? No, dai però, allora significa che stai crescendo. Pensa, io lo faccio ancora. Pensa, gioca pure col cesso di casa nostra. Mamma mia, ti sei fatto sta casa. Comunque chi è quello? Il tuo cameriere, il tuo pulitore, il tuo servitore, chi è quello? Poi a me mi sei pigliato per non scapparo. Ah, mamma mia, hai fatto i soldi, quindi quello è il tuo servitore. No, in realtà è mio amico, abitiamo assieme. Oddio. Che cazzo è successo? L'emozione lo fa catapultare. Vieni che ti faccio vedere la casa, sì, voglio vederla. Mela, vattene di casa. Ma come vattene di casa? La casa è mia, pago io l'affitto, vattene di casa. Nel senso, puoi andare via per qualche minuto, è il tempo che ti faccio vedere la casa. Dove vado? In pizzeria. Tanto quella è la tua casa secondaria. Vabbè, arrivederci allora. Mi raccomando, non sporcate che stamattina ho dovuto lavare con la lava il pavimento. Eccoci qua. Ok, vedo che già. No, in realtà queste sono robe che sono cadute dalla finestra. Me ne sono accorto, infatti mi sono caduta in testa. Dai, forza, vieni che ti faccio vedere la casa. Questa è la cucina, madò che bella e che piccola, madò, dove stanno i fornelli? No, ma è la cucina in giardino, abbiamo la piastra là fuori. Ah, mi fa piacere. Poi vieni al secondo piano, vieni, vieni. Stai attento che. È difettato come mio nonno, aspetta che lo sposto. Aia, porco! Ti sei fatto male! No, tanto dice Mela che so, c'ho sempre la testa dura. Ovvero, tenga capa tosto. Perfetto, allora vieni qua, vieni qua, vieni qua. Il letto è molto comodo, l'abbiamo pagato 0 euro. Minchia, dove l'hai trovato il letto a 0 euro? Ma che l'abbiamo trovato? L'abbiamo trovato fuori un cassonetto abbandonato. Ah, minchia, però è comodi. Quello invece è il mio letto. Che cosa? Io dormo nel cesso perché sono abituato. Vabbè, sempre le stesse abitudini. Quando eri piccolo dormivi nella vasca, ma dormi nel cesso. Esatto. E beh, come si dorme qua nel cesso? E si dorme da Dio, guarda. Ah, infatti Mela la mattina quando mi sveglio dice sempre che puzzo di merda. Ok, adesso vogliamo fare qualcos'altro. Che cosa? Ti faccio conoscere il mio animale domestico. No, vabbè, non vedo l'ora. Sarà un gattino, un cagnolino. È una bestia satanica alta 13 metri. Dai, vieni a vederla. Eccolo qua, Marron Nero Carmine.
Ma mica dai morsi, no, non dai morsi, ti mangia direttamente l'anima e se la ficca nel cu... Ah, ok, mi fa piacere. Fiocchetto, dai, vieni qua, vienilo ad annusare. Fatti annusare, ma che fatti annusare? Questo annuso per vedere se sono buono, così mi mangia. Non ti preoccupare, fatti annusare. Allora, mi raccomando, tieni già a bada quei denti che te li spezzo altrimenti, ok? Non ti preoccupare, tanto è buono, fiocchetto. Dai, vuole fare amicizia, non vedi, è contentissimo di fare amicizia. Sì, a me sembra veramente contento di fare amicizia. Fiocchetto, sei uno stronzo, niente croccantini per 4 anni. Questa è invece la Peppe Factory. No, vabbè, ti sei aperto un'attività non molto legale. Che cosa? Qui fabbrichiamo bombe nucleari. Ah, me ne sono accorto, me ne sono accorto. Lui invece è il mio collaboratore, il mio lavoratore dentro la Peppe Factory. Ah, è lui. Sì, lui è il signor Giulio. Ciao. Ciao. Chi mi dà una mano a spostare ste bombe, che io da solo non ce la faccio? Ovviamente lo fai da solo. Lui lavora qua da talmente tanto tempo che ormai fa parte delle forniture, di una decorazione di questo posto. Come prego? Hai capito? Lui è molto amichevole. Sì, amichevolissimo io sono. Da più morsi di fiocchetto. Ah, ok, allora ti piacere senza toccarti la mano. Piacere. Perfetto, adesso ti porto a vedere un altro posto sacro in questa città. Ovvero sarà sicuramente un monumento, un altare, sarà un edificio. No, la pizzeria. Oh, la pizzeria di salsiccia napoletana, ti rendi conto che è l'attrazione più bella di sta città? Pizze più buone di Napoli. Ah, capisco. Dai, forza, vieni, Giulio, mi raccomando, buon lavoro. Peppe, esplodi tu e tuo fratello. Eccoci qua, minchia, che bel posto con le lucine. Mela, ma tu che ci fai qua? Come che ci fai qua? Tu mi hai cacciato di casa, hai detto che la devi far vedere a tuo fratello e mi hai fatto venire qua. Mela, tornatene a casa, fuori da questa pizzeria. Ma sto ordinando, te la vieni a prendere dopo, vero salsiccia napoletana? Sì, dai, vieni te la prendere dopo, attendi questo mi scassa la minchia per mezz'ora. Va bene, Peppe, ma gli schiaffi che ti stanno aspettando a casa sono incontabili. Minchia. Dai, Peppe, veramente ti fai picchiare da questo? No, mica mi faccio picchiare. Io ho rotto una padella in testa. Mela, stai zitto e vattene. Ok, però quando andiamo a casa preparati la tomba. Questa è invece la pizzeria di salsiccia napoletana. Piacere, piacere, guaio. Ok, adesso giusto per farti vedere qua la qualità dei prodotti. Da dove vengono i prodotti? Dalla fabbrica. Esatto, hai visto? Dai, fagli una pizza. Esatto, voglio una pizza con... Che pizze stanno? Perché lo chiede a me? Io sto chiedendo a lui. Ah, stanno le pizze. Allora, c'è pizza a gusto di pizza. Poi c'è pizza patatine e Justel. Poi ci sta pizza margherita, pizza capricciosa, pizza difettata, pizza pezzottata, pizza quattro stagioni, pizza quattro bestemmie. Dammi una quattro bestemmie, perché sono quelle che sto per tirare io adesso. Se mi dici in altri nomi delle pizze. Ok, arriva subito. Perfetto, mi fa piacere. Porco, oh, che sta succedendo? Perché ha bestemmiato? Io sto facendo la pizza a quattro bestemmie, ci devo mettere un po' di bestemmia dentro. Ah, capisco. Da quanto tempo è pronta? Tra 3 minuti. Minchia, sta pizza era buonissima, esatto. Sai, questo posto è bellissimo, infatti questo è un posto... Cane zitto, attenti, ti butto dal terrazzo. Sì, infatti questo è un posto magico, dove stanno le fate pure il detersivo sta. Minchia, mi fa piacere. Quindi cosa stai facendo? Va, io sto pensando di, come dire, di trasferirmi. Ah, quindi ti vuoi prendere una casa in questo posto? Beh, ci devo pensare, perfetto. Dimmi, appena ti pigli la casa qua, dimmelo, che minchia ti entro in casa e ci vengo a vivere in casa tua. No, io pago l'affitto per una persona. Ok, allora ci vengo abusivamente in casa tua. Perfetto, va bene, adesso se non ti dispiace devo andare a casa, che Mela mi sta aspettando con una mazza in mano pronta a chiavarmela sui denti. Perfetto, arrivederci, ci vediamo presto, fratello. Ciao Fernando, ciao Peppe. Mi raccomando, non fare come sempre, ovvero non morire. No, grazie per l'augurio. Mela, sono a casa. Che c'è, Mela? Hai presente che tu prima mi hai detto vattene di casa? Esatto, adesso mi cacci pure a me. No, tu entra in casa. Ok, io entro, però mi raccomando, dopo devo uscire che c'è un appuntamento. Devo andare a
a sparare. A chi a sparare? Con le nerf, con le nerf, pium 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 con i bambini. Ah, capisco. Vieni qua che ti devo far vedere una cosa. Molto bella questa cosa che mi hai fatto vedere. Ogni tanto fammela rivedere.